diciamo, proporre un altro argomento, ovviamente come tutti gli argomenti molto sentito, mai a caso, che è il lasciare andare e l'attaccamento. Esattamente che cosa si intende quando ci viene detto, no, bah, devi lasciare andare, devi togliere questi attaccamenti o queste dipendenze, devi uscire dalla zona comfort e andare oltre per crescere. Allora, sappiamo che è una dinamica che già abbiamo quando nasciamo, no? Perché il primo grande attaccamento è l'attaccamento alla madre. E dura, diciamo, almeno 2 o 3 anni, per cui questo attaccamento poi dopo per non diventare disfunzionale deve essere dal bambino elaborato, si deve allontanare, diciamo, piano piano dalla madre per crescere e fare i suoi passi. Noi da chi ci dobbiamo allontanare quando siamo adulti? Da che madre? Da che padre? Allora, quando siamo adulti dobbiamo allontanarci soprattutto dalle nostre aspettative. Perché se rimuoviamo le aspettative dal nostro processo creativo e quindi seguiamo, come abbiamo detto tante volte, la gioia, la nostra gioia attraverso l'azione senza aspettative, il nostro fare, il nostro potere creativo acquisisce una fragranza divina, straordinaria, quelli che molto chiamano il miracolo, il genio, non è altro che un'azione guidata dal faro che è la nostra gioia, la quale altro non è che una comunicazione che ci viene dal nostro aspetto multidimensionale. Quindi noi seguiamo questa gioia attraverso l'azione, ma nel nostro fare non creiamo un futuro, nel senso che non ci facciamo prendere dall'ansia egoica che vuole che controlliamo il risultato. Perché quando facciamo così, manifestiamo un atto di sfiducia nei confronti della vita, diciamo: vita, non mi fido di te, quindi mi separo da te e cerco di controllare tutti gli aspetti delle mie modalità di navigazione. E quindi a questo punto la vita dice: benissimo, non c'è problema, io ti amo incondizionatamente, quindi se vuoi fare il tuo cammino da solo, io mi metto da una parte, io ci sono. Se tu apri la finestra, il sole entra, ma se la tieni chiusa, non c'è problema, il sole continua a brillare, ok? Quindi lasciare andare vuol dire certamente lasciare andare le aspettative. Le aspettative poi si esprimono, dipende da quanto credito noi diamo al nostro ego, in una varietà infinita di sfumature. Se io adesso avessi 1.000 aspettative, per esempio nel mio caso, dovrei cominciare a manipolare la mia apparenza in modo da sedurre, da conquistare gli ascoltatori. Dovrei misurare i messaggi in maniera da dire giusto abbastanza così che gli ascoltatori vengano alla prossima puntata, no? Dovrei invitare tutti a iscriversi al mio sito, e al mio blog, al mio canale YouTube, a mettere un pollice up, no? E poi farei un'introduzione gratuita a tutti gli ascoltatori per indurli a fare 3 giorni di livello 1 di processo di riattivazione del DNA e per la modica cifra di 1.500 euro. E poi dopo il modello livello 1 ci sono altri 3 giorni di livello 2, poi c'è l'intermedio, poi c'è l'avanzato e poi c'è il weekend della masterclass, no? E poi tutto, e ogni volta mi devi dare un sacco di soldi e poi dovrei convincere la gente ad acquistare i miei libri, no? No? È importante che acquistino la mia musica perché è speciale, ha alta risonanza e poi con la musica devi acquistare questa cuffia che costa un sacco di soldi, però ne vale la pena perché puoi penetrare le... Cioè, capito? Queste sarebbero le mie aspettative, no? E quindi continuamente monitorerei l'indice di ascolto, i commenti.
No, e poi dovrei vestirmi in una certa maniera perché i guru si vestono di bianco, no? E dovrei avere probabilmente la barba e poi parlare sempre in maniera pacata perché il guru non si arrabbia mai. No. No, quindi queste sarebbero, diciamo, un esempio molto, molto per ridere delle mie aspettative. Il mio operato avrebbe un sapore chiaramente narcisistico. Dove dichiaro, sento che ho bisogno di tutto questo, diciamo, questa infrastruttura per assicurarmi di essere compensato, di essere piaciuto, di essere apprezzato, di essere amato, no? Perché e la mia vita dipende da questo. E allora io parlo con Daniela, devo assicurarmi che la mia luce è migliore della sua, perché io sono superiore a lei, ok? Io sono Marco, e lei chi è? Daniela, non è nessuno. Cioè, capito? Queste sono tutte aspettative, ok? Ok. Quindi dobbiamo lasciare andare le aspettative, che adesso, come ripeto, ho fatto un esempio molto estremo, molto, molto divertente, ma le aspettative sono proprio il bisogno che qualcosa specifico succeda e la maggior parte delle volte questo bisogno viene dal bisogno di sentirsi amati fondamentalmente. Quindi, siccome l'ego ci convince che l'amore viene da fuori, non da dentro, e quindi il fuori deve continuamente, dobbiamo allinearci, omologarci alla narrativa del fuori, così che siamo sicuri che siamo accettati, che siamo apprezzati. Quando riusciamo a rimuovere tutto questo, quello che rimane è semplicemente la gioia dell'attimo fuggente, ok? La gioia l'apprezzamento per essere in vita, per essere vivi, per avere il dono della vita e quindi attraverso di esso creare e creare solo perché ci dà gioia e con un intento che è allineato con i propositi dell'anima al momento di questa incarnazione, che sono sempre e solo di supporto alla vita. Ok. Possiamo dire che aspettative, appunto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci dà sicurezza. Per cui l'aspettativa di un qualcosa che comunque vada esattamente come diciamo noi e comunque ci riempia di sicurezza. Ma la sicurezza, il comfort, cioè il controllo che noi pensiamo di avere, cioè esiste veramente? Può essere possibile che noi abbiamo questo enorme controllo? Ma noi abbiamo assoluto controllo, ma controllo nel senso che abbiamo il potere creativo, siamo noi che creiamo la nostra realtà al 100%, ma c'è un paradosso qui, che quando abbiamo bisogno di controllo, questa capacità di creare la nostra realtà al 100% ora dipende da fattori esterni e quindi diamo il nostro potere alle circostanze esteriori. Ok? Il controllo animico, organico, non è un controllo, è semplicemente un sapere di essere responsabili, no? Con la nostra abilità di rispondere, sappiamo che siamo noi che determiniamo la qualità, la fragranza della nostra vita, il modo a cui noi rispondiamo alla vita, perché la vita, quando attraversa il nostro cammino in qualunque forma, è sempre priva di un significato suo. È sempre neutrale. Il significato glielo diamo noi nel modo in cui rispondiamo a ciò che succede. Ok? Quindi navighiamo, ok? Qualcosa succede, è neutra, il modo con cui noi rispondiamo crea l'esperienza. Ok? Ora, in questi parametri, in questo modulo di navigazione organico, la gioia, l'immaginazione ci comunica con delle vibrazioni, di solito tra i 40 e i 100 cicli per secondo. Queste vibrazioni la mente superiore le trasforma in emozioni che
che sono sempre gioia, entusiasmo, passione, gioia, apprezzamento, gioia, divertimento, voglia di creare, no? E poi noi agiamo. E quindi la nostra azione è sempre va verso la vita. Ora, dal momento in cui è stato inserito l'ego, l'ego cosa fa? Interferisce con questo normale modo di navigare. Quindi la mente superiore ci dà la gioia, l'entusiasmo, l'ego arriva e dice: eh no, però sai, se succede questo, e quindi mette il seme del dubbio, mette la paura, mette l'ansia e fa di tutto per arrivare a due risultati: o alla mancanza totale di azione, e quindi ci arriva la gioia e noi ci scoraggiamo perché abbiamo mille ragioni per cui quello che ci dà gioia non lo possiamo fare, perché non siamo pronti, perché non è il momento giusto, perché non siamo bravi abbastanza, non siamo qualunque cosa, oppure ci porta a un'azione che però è infetta con preoccupazione, aspettative, paure, bisogno, e quindi se, nella sua qualità è estremamente, ha una natura estremamente vampiristica, perché quando noi navighiamo attraverso questa azione, cerchiamo continuamente di succhiare l'energia al nostro circostante. Ok? Questo è un po'. Quindi una volta che noi acquisiamo coscienza, consapevolezza, e capacità di discernimento tra la voce dell'ego e la voce dell'anima, ecco che possiamo ri riportare, ritornare alla coerenza che abbiamo perso, abbiamo perduto nel momento in cui è stato inserito questo ego nel nostro sistema. Ma l'ego non va demonizzato, l'ego è un fantastico tirocinio proprio per darci modo di diventare dei maestri nel discernimento. Certo, tornando alle aspettative, quando queste aspettative verranno deluse, perché non è se, ma è quando, perché comunque le aspettative vengono comunque deluse, e è qui che si creano magari quelle piccole fratture che si chiamano magari ferite. Per cui magari, non lo so, si può creare una ferita con il nome della ferita dell'abbandono, no? Se le nostre aspettative vengono deluse, magari se ci attacchiamo a una persona, ad esempio, quando queste aspettative saranno deluse, si creerà magari la ferita dell'abbandono. Sì, queste sono, perdonami la mia spontaneità, sono pippe mentali. Ok, Perché? Spieghiamo perché. di chi è convinto di essere vittima. Ok, perché nessuno ti può abbandonare, nessuno ti può ferire, nessuno ti può fare niente senza il tuo consenso. Esatto. Però abbracciando la trilogia vittima Sì. carnefice e Salvatore, e c'è da dire che un carnefice per essere tale ha bisogno di qualcuno che vuole interpretare il ruolo della vittima, se no non lo può fare, e viceversa. Quindi è anche, diciamo, che io decido, perché io voglio fare questa esperienza, voglio fare la vittima, devo trovare qualcuno che ha il desiderio di vivere l'esperienza opposta, che è quella di essere un carnefice o un perseguitore, come lo vuoi chiamare. Solo quando c'è questa sorta di incontro, allora possiamo firmare un contratto e allora ecco, ci sposiamo. Adesso faccio un esempio: e tu fai il carnefice, io faccio la vittima, io soffro perché tu mi tratti male, no? E così, e facciamo questa esperienza che a volte è necessaria anche per tutta la vita o anche per più vite, dipende dall'anima quando comincia a rimuovere le narrative dell'ego, a riconoscerle come illusorie. Ok, quindi questo è un po' il giochino. Quindi quando ci sentiamo abbandonati, quando ci sentiamo feriti, quando ci sentiamo tristi, sono bellissime emozioni, e sono emozioni legittime quando magari durano per un breve momento. Tu mi dai uno schiaffo, io mi arrabbio. Ok, è giusto, mi sembra normale, no? È una reazione normalica, organica.
Ma se io fra 10 anni sono ancora arrabbiato con te perché 10 anni fa mi ha dato uno schiaffo, allora lì il discorso è diverso. Allora lì c'è un ego che pompa la narrativa. Cosa fa l'ego? Certo. Va a pescare tra tutte queste infinite definizioni, queste storie, queste narrative che abbiamo adottato a un certo punto nel nostro passato, che possono essere sia nel conscio che nel subconscio. Le pesca e dice: cosa possiamo fare con questa storia? Ah, ok, possiamo creare questo film, questa pippa mentale, dai, e vai, e parte. E noi ci tagliamo le vene dopo un po', no? Ma è tutto un gioco egoico, perché nell'attimo fuggente non esistono queste cose. Nell'attimo fuggente non sei mai abbandonato, non sei mai ferito nell'attimo fuggente. È Che è il qui sempre. e ora, no? Esatto, non esiste. L'atomo fuggente è l'unica cosa che esiste, il resto sono semplicemente fantasie. Esatto, cioè, parliamo di, diciamo che comunque tutto è esperienza, tutto serve per crescere, per camminare, Ecco. tutto quanto, per cui sono sempre comunque esperienze che dobbiamo probabilmente attraversare per integrarle in noi e imparare da queste. Assolutamente. Ma la cosa importante che tu hai detto, e abbiamo già detto, l'importante è sapere che tutto ciò avviene nel momento in cui tu cedi il potere alla situazione, a un'altra persona, insomma, per cui se tu neghi il consenso, non dai, diciamo, il tuo consenso affinché questa situazione vada avanti o comunque si crei questa situazione non ci sarà. Per cui il potere ce l'abbiamo nelle nostre mani. Ecco, Certo. Quindi magari questo è un po' difficile, ma per chi comunque non arriva ad avere queste consapevolezze, chiaramente è un po' come rimanere nella ruota del criceto, cioè non è così immediato capire qual è la chiave per uscire, per aprire la ruota e magari fare un giro diverso. sì, beh, diciamo che aiuta molto non prendere niente, soprattutto noi stessi, troppo sul serio. Ma per fare ciò dobbiamo capire chi siamo, perché se noi pensiamo di essere quella piccola pedina di un meccanismo che si chiama matrice invertita, è chiaro che le cose diventano estremamente seriose. Se invece vediamo questa piccola pedina solo come una millesima parte, infinitamente piccola parte di noi che sta facendo un gioco per avere un'esperienza, che per l'anima dura un battito di ciglia. 100 anni, 1.000 anni per l'anima sono un battito di ciglia. Ok? Anche perché, come abbiamo detto, il tempo non esiste, è tutto qui adesso. Quindi, una volta che non siamo completamente persi, non siamo persone, quindi non siamo persi nel gioco, ma siamo anime, ecco, questo ci consente di giocare con il gioco senza assumere dei livelli estremamente drammatici. E poi la domanda è molto semplice, cioè. Oddio, se faccio questo succede una cosa terribile. E poi vai a vedere, ok, qual è questa cosa terribile? Seconda cosa, ti è mai successa? L'hai mai vissuta? La maggior parte delle volte la risposta è no. Perché non si verificano mai queste cose terribili. Il 99%, 99,9% delle cose terribili che abbiamo in testa non si verificano mai. E quando si verificano, ci accorgiamo che non sono così terribili come pensavamo. Anzi, tutto sommato, quello che mi è successo 10 anni fa, che avevo una macchina, mi è passata sotto e ho perso l'uso della gamba per 6 mesi e avevo poi il cancro. Cioè, adesso che lo vedo dopo che ho passato attraverso questa esperienza, dico, però, grazie a questa esperienza io ho imparato questo, ho capito questo, è successo questo, quindi non era tanto male, non era così terribile quella cosa. Ok? Ma infatti la mente, diciamo così, paventa degli scenari che sono, come dici tu, nella maggior parte dei casi terribili in qualsiasi cosa uno debba affrontare, qualsiasi prova, qualsiasi problema. Poi Esatto. effettivamente se ti concedi di entrare dentro alla situazione, uscendo dall'altra parte ti rendi conto che effettivamente tutti gli scenari di guerra che la tua mente aveva creato in realtà erano paure, solo, finte, diciamo, finte, si può dire? Sì, finte, artificialmente create. E chiaramente, Esatto. se tu continui a investire tutta la tua energia,
possono anche cristallizzarsi, no? Se io vivo nella paura di attraversare la strada perché mi mettono sotto e continuo a nutrire questa paura, la vita che non giudica giusto e sbagliato mi dice sempre di sì, dice: ah, ok, essere messi sotto da una macchina fa parte dell'esperienza che quest'anima vuole vivere. Ok, allora introduciamo questa esperienza. E quindi ci sono forti possibilità che se attraverso la strada una macchina mi mette sotto. Ok. Esatto, più rimaniamo, diciamo, cristallizzati in questi pensieri che la nostra mente crea, e più effettivamente questi pensieri si possono materializzare nella realtà tangibile che stiamo vivendo. Esatto, è così, è una cosa molto molto difficile da comprendere, abbiamo tutti grossa difficoltà a capirlo, ma è un passaggio necessario per poter andare a diventare quei creatori eccelsi che veramente siamo, è che in ogni secondo, che esistono un'infinita versione di quello che noi chiamiamo realtà, infinite versioni di questo mondo, ok? Noi, attraverso le nostre emozioni, attraverso i tuoi pensieri, continuamente ci sincronizziamo con una di queste versioni. Ok? Quindi non è tanto quello che succede fuori, è più quello che vibri tu, che vibrazione stai assorbendo in questo momento. Nel momento in cui vivi, navighi la tua giornata nella rabbia, ti sincronizzi in una versione della realtà che include, diciamo, le cause della rabbia. E quindi trovi mille sempre più ragioni per arrabbiarti sempre di più. Ok? Esatto. Quindi molti dicono: ma finirà questa, ma ci sarà la terza guerra mondiale? Ma ci sarà una nuova pandemia? Scegli tu su quale versione del pianeta vuoi. Esiste un pianeta in cui c'è la terza guerra mondiale, esiste un pianeta dove tutti quanti muoiono, esiste un pianeta dove invece c'è la gioia in assoluto. Scegli tu in base a come vibri. Esatto. È sempre tutta una questione di vibrazioni, come diciamo comunque sempre. Ma ti volevo chiedere, per tornare proprio all'inizio, no? All'argomento, cioè come imparare o allenarsi al distacco. Esattamente cosa significa, se possiamo dare qualche consiglio o comunque qualche esempio pratico, perché il distacco molte volte viene magari interpretato come disinteresse, no? Cioè io sono distaccato da quella cosa emotivamente, per cui non sei, cioè non sei buono, perché comunque riesci a distaccarti dalla situazione e a non farti travolgere, per cui viene visto anche come un atto egoistico. E invece, cioè, il vero distacco non è quello, cioè c'è una sottile, no? Un sottile tratto che passa dal distacco egoistico, perché io sono tutto e io voglio stare bene, al distacco che comunque ti permette di alzarti e vedere la situazione da un punto di vista diverso. Il distacco, diciamo, negativo è quello di qualcuno che cerca di proteggersi. Allora mi difendo, mi proteggo da te, creo una distanza, no? Il distacco, quello organico, è di colui che capisce che non c'è niente da cui proteggersi, perché sono io il creatore. E il distacco vuol dire, prima cosa, rimuovere le reazioni emotive. Quindi io non reagisco alla tua vibrazione, non importa che vibrazione tu hai, negativa, positiva, bella, brutta, cattiva, buona, io non reagisco. Quindi non entro nel campo di battaglia con te. Non mi metto lì a fare a braccio di ferro con te, semplicemente sono distaccato, quindi rimango neutro. E poi un distacco ancora più, diciamo, di grande coscienza è il distaccarsi da tutte quelle maschere che il nostro circostante impersonifica, inclusa la nostra. E quindi c'è mia madre che ha indossato
la maschera di madre, e allora protegge il bambino, ti aiuto io, attento qua, fai la fidanzata che invece fa la maschera della fidanzata, il figlio che fa il ma e quindi io devo essere padre adesso, adesso devo essere figlio, adesso devo essere amante, adesso devo essere datore di lavoro e tutti quanti, ognuno fa un gioco e indossa una maschera per, diciamo, continuare a nutrire la consuetudine, per continuare a nutrire quello che ci hanno detto e il modo con cui ci si comporta. Okay, per nutrire la cultura, la tradizione, l'educazione, tutto questo bagaglio pesantissimo che ci mettono nelle nostre spalle appena siamo nati, cominciano subito a caricarci. Il distacco vuol dire riconoscere che sono tutte maschere, non demonizzarle, non criticarle, non giudicarle, perché ci hanno dato un'esperienza, però adesso mi dissocio da questa maschera, e invece di vedere mia madre, mio figlio, la mia amante, il mio datore di lavoro, vedo delle anime che stanno interpretando un ruolo, e con questo distacco ho una capacità molto più matura di decidere se voglio continuare a fare questa danza o se voglio non partecipare più a questa danza e quindi andare oltre. E come ripeto, se tu ti dissoci da questa danza e gli altri non possono più continuare a interpretare il loro ruolo, quindi o si allontanano, spariscono dalla tua vita, o per forza di cose cambiano. Ok? Quindi questo è il potere che abbiamo nel nostro circostante, semplicemente dire: beh, è stato interessante questo gioco, figlio papà, ma sai che adesso figlio, è stato bello, ma io riconosco in te che sei un figlio, che sei un'anima, che c'hai infinita saggezza, che c'hai milioni e milioni di incarnazioni, e quindi la differenza tra me e te è ridicola, sono solo di pochi anni, io sono 20 anni più vecchio di te, quindi questa idea che io so tutto e tu sei piccola è irrisoria, e comincio a dissociarmi da questa danza di maschere. E comincio a distaccarmi e a vederti per quello che sei. E di solito quando ciò succede, l'altro te ne è super riconoscente, soprattutto un bambino. Io quando ero piccolo era molto, diciamo, noioso essere sempre trattato piccolino, che carino che sei, cioè, ma che sono un idiota che mi parli così, no? Quando invece, nei rari casi in cui incontravo una persona, un adulto, che mi si rivolgeva a me come se fossi quella straordinaria anima che tutti siamo, io sentivo un'attrazione meravigliosa, un amore, perché finalmente ero libero da questa scatola in cui venivo inscatolato, no? Quindi, tornando al distacco, il distacco è semplicemente dire: ragazzi, queste maschere non gioco più. Adesso voglio fare il gioco anima ad anima, da anima a anima. Quindi rimuoviamo tutte queste maschere: sono bello, sono brutto, sono giovane, sono vecchio, sono ricco, sono povero, sono malato, sono sano, sono figlio, sono madre, sono padre, sono zio, sono ricco, sono povero. Rimuoviamo tutte queste maschere e cominciamo, attimo fuggente dopo attimo fuggente, a colloquiare attraverso la voce della nostra anima. L'anima non ha maschera. Ok? Quindi questo è il distacco più sublime, dove io ancora non ci sono arrivato, ancora a volte mi perdo nel gioco. La differenza è che quando mi perdo nel gioco mi faccio una risata, dico: ah, mi ha fregato un'altra volta. Ma non è che mi sento inadeguato o mi sento perduto, triste o insicuro. Dico: ok, per un attimo mi sono. Hai visto quando uno per un attimo si addormenta, poi si risveglia, no? Ho fatto un piccolo pisolino, va bene, adesso sono tornato normale. Quindi questo è un po' il gioco, non prendersi troppo sul serio e piano piano giocare con questa idea del distacco in cui si ammorbidiscono queste maschere, si sciolgono finché piano piano la nostra vera anima ha la chance di rivelarsi per quello che Dimostrarsi. è, per quella straordinaria unicità, quel miracolo che è dentro di noi. Esatto, per cui possiamo identificare due o tre piccoli passaggi di allenamento a questo e iniziare a vedere noi stessi dietro le maschere e vedere gli altri dietro le maschere, per cui chiedersi effettivamente chi siamo noi, no? Siamo quella maschera, siamo quel ruolo.
o magari siamo altro, e non farsi trascinare dalle emozioni, per cui cercare sempre di prendere un minimo di stacco dalle situazioni, guardare, diciamo così, dal di fuori e identificare l'emozione, ma non farsi trascinare. Per cui, e poi farsi sempre delle domande, mi viene anche da dire, cioè perché vivo questo? Perché mi capita questo? Cosa non vedo? Cosa devo ancora imparare? Perché questo meccanismo ritorna? Esatto, più o meno ci siamo. E poi ripeto, non prendere niente troppo sul serio, è un gioco, Non, e quindi esatto. mai sentirsi inadeguati o non abbastanza perché ho fatto mi sono perso ancora una volta nella maschera. Mi sono perso nella maschera, bene, anche questo fa parte del tirocinio. No, non siamo qui per evitare gli errori, siamo qui per fare tesoro degli errori, ma non demonizzarli e non sentirci, non metterci continuamente nella scala gerarchica piramidale e dice: io sono qua basso, sono ancora piccolo, perché faccio sempre queste cazzate qua e là, e quindi ci buttiamo giù, no? Perché anche quello è ego, che lui si sguazza nell'idea che sono piccolo, insignificante, vittima delle circostanze, che non sono capace di far niente. Molta gente pensa di non essere capace di far niente. Okay. Quindi questo è un po' il gioco. E non è tanto eliminare le emozioni, semplicemente No. non entrare in reazione emotiva. Le emozioni sono Esatto. meravigliose, come ripeto, tutte le emozioni, anche quelle più negative, a volte per un breve momento fanno parte della nostra esperienza e sono necessarie. Dobbiamo stare attenti che però l'ego ci costruisce delle fantastiche storie, quindi queste emozioni si calcificano e quindi c'è gente che è ancora arrabbiata perché nel 1970 mio marito mi ha fatto questo e ha fatto questo e si è ancora arrabbiato 30 anni dopo, 40 anni dopo. Quello è tutto ego. Esatto, infatti, le emozioni non sono da demonizzare, non sono da combattere, da cancellare, perché comunque ci portano magari l'attenzione proprio lì in quel piccolo problema che dobbiamo vedere. È proprio il fatto di non farsi trascinare, cioè di non vivere dentro, di non diventare l'emozione stessa, ecco. Bene. Allora, intanto Marco, grazie anche per questa bellissima chiacchierata e per questo argomento veramente, veramente importante, no? Un primo passo determinante per l'affermazione, no? di noi stessi, mi viene da dire, per uscire un pochettino dalla Matrix che stiamo vivendo e assumersi la responsabilità di quello che facciamo, perché effettivamente tutto dipende alla fine da noi. Esatto. Per cui grazie e ci vediamo al prossimo argomento. Saluto te e saluto ovviamente chi ci segue. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie.